giornata a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti, bentornati in questo nuovissimo video. Io sono Luca e siete connessi sul canale dei Legends. Allora ragazzi, oggi che cosa vi ho portato? Oggi vi ho portato un video, appartiene a una rubrica che non abbiamo fatto tante volte, che è quella della Fact Time, dove io parlo con voi. E giunti a questo punto nel nostro canale, quasi al centesimo video, e consono da parte mia appunto farvi vedere. Sì, io ho fatto tanti video, ma come è stato possibile realizzarli? Mi è servita solo una videocamera o mi è servito anche ben altro? La risposta è ovvia, non è solo una videocamera che fa un video. Un video è reso possibile grazie a un insieme di utensili e attrezzi che non sono mai comparsi nei video, appunto perché il buon costume non lo prevede, insomma, prevede di vedere chi registra il video, come lo fa, chi lo fa e amen. Invece, dato che secondo me è un principio molto etico dare libera espressione a ognuno, oggi andiamo a vedere dei cari signori, per omaggiarli, dietro le quinte, che stanno alla base di tutto ciò che avete visto finora. Voi questo koan l'avete già visto. Si tratta del famoso treppiede. Il treppiede è uno strumento appunto che consente di, appunto grazie a questo appoggio qui, la GoPro non era fornito di un supporto che potesse farla avvitare intorno a questo qua. Io ho fatto una cosa, noi abbiamo fatto una cosa del genere, abbiamo forato questa parte qui, cioè proprio come dei pirati. Poi vi presenterò anche che cos'è questo, però intanto vi presento questo. Abbiamo forato per fare in modo che la GoPro appunto potesse entrare insieme al suo piedistallo qui dentro. Il treppiede ovviamente serve a mantenere la telecamera, perché adesso se lo apro così si apre grazie a questa apertura qui, vedete, per aprire, per far andare giù i piedi. Ah, un'altra cosa mi sono scordato, oggi ho tutto il giorno il telefono che suona, quindi non vi prometto che non suoni durante la registrazione, il che mi farà da musica in sottofondo, anziché prendere musica dalla raccolta audio di YouTube utilizzerò direttamente la musica dei messaggi del mio cellulare. E faccio, allora, questo qui, ecco, giustamente non l'ho messo in terra, l'ho messo a terra perché pensavo di aver avvitato tutti, invece non ho capito niente. Però vabbè, vi do la cosa approssimativa. Allora, il treppiede è alto così, no? Più o meno. Poi si può alzare ancora, si può regolare in base all'altezza questo coso qui, vedete? Poi questo è l'inclinazione, destra, sinistra, avanti, indietro. E si gira questa rotella qui. Questa rotella qui, se la metti così, qua resta fisso. Se invece la cominci a girare, qua è tutto mobile. È un treppiede che continuerà a servirmi sempre, anche se non lo uso sempre, comunque è di buona utilità quando voi non dovrete reggere. Infatti io a volte non devo reggere la telecamera per parlare con voi. Adesso non è su un treppiede la telecamera, è solo su un piede, è solo su uno scaffale, perché ovviamente vi dovevo presentare il treppiede. Sei contento che ti ho presentato, sono stato bravo. Questo qui cos'è? Semplicemente il caricabatteria della GoPro. Io ho preso di tutto ragazzi, di tutto, non potete immaginare, anche la cosa più semplice, il caricatore della GoPro. Perché? Perché senza questo io con la GoPro posso registrare tutti i video che voglio, ma se non li trasferisco sul computer voi non potete vedere niente, per cui questo serve per connettermi col computer, oltre che per ricaricare la GoPro. Mi dispiace, non ho potuto, cioè non posso fare una presentazione immensa su di te, cioè tu servi a questo, breve, semplice, però intenso. E questo è ancora impacchettato. Che cos'è? Questa è una USB. È una USB che ha la funzione di trasferire i filmati che vengono realizzati sul computer. Voi direte, ma come? C'è già il cavetto della GoPro? Abbiamo già... Sì, se ci fosse solo una telecamera. Invece, cari ragazzi, ci sono ben due telecamere, perché molto recentemente voi potete immaginare solo che cosa possa essere una telecamera a cerchio che si può incorporare, è una bella cimicina. Non parlatemi delle cimici asiatiche, è una cimice nel senso che è una, in senso figurato, che è una telecamera. Praticamente cosa consiste questa telecamera? Questa telecamera è già la terza volta, c'è un ciappetto
Io non ho ancora utilizzato. Vedete, avete visto il pacco, eh? È nuova, eh? Non l'ho ancora aperta. È un pacco dove c'è un filo qua per connetterla da qualche parte. Adesso non so come si usi, precisamente. Guardate, è ancora tutto impacchettato, non ho aperto niente. Qui c'è un filo che secondo me andrà connesso con qualcosa qui alla USB. Questo è naturalmente il punto in cui si registra tutto quando si vogliono fare le carognate, e io parlo di carognate stavolta. E poi questo qui, che è un ciappetto più piccolo, che serve insomma ad ancorare come supporto alla telecamerina piccola. Questa è una telecamerina piccola che ancora non ho imparato ad utilizzare, ma la imparerò molto presto, e che spero, e penso proprio che sarà così, mi sarà di aiuto in molte situazioni. Essendo che il treppiede è il più vecchio, e naturalmente mi è servito anche di più, e l'ho usato molto di più comprensibilmente, come potete vedere. Questa naturalmente, essendo che sempre un accessorio correlato alla alla telecamerina, potete vederlo anche voi questa l'avrete già visto in qualsiasi altra situazione, è una scheda SD. La scheda SD di 32 giga, come potete ben vedere. Vedete anche che fare YouTube è abbastanza oneroso anche nei soldi, perché non sono cose che si comprano dal banco della frutta, sono strumenti e sono cose che hanno anche un certo valore. Comunque è una scheda di 32 giga correlata appunto alla telecamerina, perché possa avere una memoria per poter registrare. Passiamo a degli strumenti che vi ho già fatto vedere. Questo qui è il microfonino. Non ve lo apro neanche perché ve l'ho già fatto vedere, si accende, si registra. L'unica cosa che vi volevo dire, perché ci sono caduto la prima volta che l'ho presentato, è che mi sono scordato che in questo canale siamo in due. Quindi, essendo che ancora non abbiamo fatto niente, non abbiamo scombussolato la gente, niente, dobbiamo prenderne due apposta, perché scocciarcelo e riallacciarcelo di nuovo non ci sta. Quindi meglio averne due, così siamo già a posto. Siamo quasi giunti all'epilogo del video, signore e signori. Questo, come vi dicevo prima, è l'appoggio su cui monta la GoPro che sta registrando adesso. Vi ripeto che la GoPro è su uno scaffale. Questa è una vite. Lo vedete che è una vite. Questa vite si svita, ovviamente. E poi dopo cosa succede? Si riavvita. Ma quando? Quando questa... Ecco, potete vedere che questa è la custodia in cui è contenuta la GoPro. Se osservate bene, in questa zona qui ci sono due anellini, no? Vedete i due anellini qua? Bene, questi due anellini sono quella parte che andrà montata quando la GoPro sarà dentro, e qui dentro, poi la GoPro potrà essere utilizzata in qualsiasi modo vogliata. Ecco, l'unica cosa che mi manca a me per gli strumenti di registrazione è un supporto tipo quelli che si portano per la piscina o così via, ma quello è il meno, cioè il meno oneroso, posso anche permettermi di comprarlo molto più in là. Comunque, quando una volta che avete inserito questi due belli anellini dentro gli incastri, si riavvita la vite. Dopodiché potete montare la GoPro esattamente come... Potete anche tenerla in mano e registrare così, cosa che faccio anche qualche volta. Però vi consiglio molto spesso di montarla qui sopra, dopo avervi creato l'apposito forellino, perché vi ricordo che questo coso montato originariamente è così, senza il forellino. Dopodiché lo montate, fate quello che volete. Questo... No, non è la cover dietro, è proprio il telefono. Il telefono, che cosa è servito? Beh, il telefono, ma praticamente io lo riconosco come un nonno, un papà di questo canale, perché prima ancora che arrivasse la GoPro io registravo col mio telefono. Col mio telefono infatti avete potuto anche constatare, rispetto ai primi video, la qualità del video che è cambiata sia per l'audio che per la grafica che per tutto. Con questa... Voi non ci crederete mai che userò questo strumento, dopo avervi fatto sempre l'accenno di questo qua. E proprio, guardate, quando ve lo faccio vedere non ci crederete mai, è proprio la GoPro. La mia fantastica GoPro che ormai mi accompagna da circa un anno nella mia avventura e che sinceramente mi ha sempre dato grandi soddisfazioni, grandi emozioni anche, soprattutto per
la qualità dei video che riesci a realizzare come sai solo tu, quindi non posso fare a meno di ringraziarti, anche se molte altre trasformazioni avvengono grazie all'effetto degli editing nel computer. Bene ragazzi, con questo io ho finito qui per oggi. Questo video è rivolto soprattutto allo scopo di potervi far capire quanto sia importante anche ogni minimo vostro riscontro, di far capire soprattutto quanto lavoro c'è dietro questi video, dietro ogni singolo video che produciamo. Gli strumenti che noi ci devono venire in mente, anche a quelli che fanno YouTube, devono venire in mente certi argomenti su cui discutere, ma oltre a certi argomenti su cui discutere, capire quale sia l'attrezzatura giusta per poter lavorare, per poter realizzare il video al meglio, ma soprattutto per voi hater, che siete sempre a criticare e non sapete che cosa vuol dire lavorare. Volevo anche darvi una piccola informazione di servizio, nel senso che ritornerà in questo canale dopo questo video la pausa che noi ci siamo presi anche dopo il vlog a Cremona di qualche settimana. Principalmente questa pausa che cosa è dovuta? Beh, al fatto che noi abbiamo adesso l'università, quindi adesso ci alleggeriamo un attimo dal carico di YouTube, ma ritorniamo. Rimarremo attivi però su Instagram, quindi non vi preoccupate. Ogni settimana vi faremo il sondaggio se vi manchiamo o no. Vi daremo l'opzione sì, oppure vi daremo l'opzione se rispondi a questa. E questa pausa sarà dovuta anche a una pausa produttiva. Perché? Perché ultimamente c'è l'editing video che mi sta facendo un pochino tribolare, nel senso che adesso l'ho aggiornato, però c'è un nuovo riaggiornamento, quindi è il computer che vuole in sostanza che io voglia prendermi una pausa. Ritorneremo sempre più forti che mai, ritorneremo con nuove rubriche, perché vi anticipo già che la nuova rubrica sarà video ricette in cucina, poi di nuovo fa più time, poi di nuovo delle challenge, 24 ore mangio questo, 24 ore mangio quello. Quindi non ci abbandonate, ritorneremo, rimanete connessi e ricordatevi sempre che la leggenda continua.